Oggi vi parlo dei microfoni wireless Sinco G2A2. Ciao amici del tubo, benvenuti o bentornati qui sul canale. Quanto è importante per i videomaker, ma non solo, avere dei microfoni efficienti, dei video di qualità non eccelsa, si possono anche vedere, ma dei video con un audio di bassa qualità non si possono proprio ascoltare. Per questo motivo un po' di tempo fa sono passato a dei microfoni della Rode, i Rode Go, microfoni wireless, per migliorare la qualità audio dei miei video. Tra l'altro la trasmittente, giusto che sia vicino alla sorgente, quindi alla mia bocca, è sempre la cosa migliore. Nel video di oggi andremo a vedere degli ottimi microfoni anche con un buon prezzo. Sto parlando dei Sinco G2A2, ma andiamo a fare l'unboxing. Vediamo cosa arriva con la confezione. Ecco qui, versione G2A2A2 sta per la versione con due trasmittenti. Bene, in confezione troviamo il manuale di istruzioni, manuale in inglese. Abbiamo questa bellissima custodia con cerniera, bella. Una ricevente, due trasmittenti, hanno tutte la stessa dimensione, 5,2 cm per 4,2 in larghezza e una profondità di 1,7 cm. Peso di 39 grammi. Qui andiamo a trovare in questi sacchetti, troviamo questa clip che ci serve a cliccare il tasto reset, il gancino per il lavalier, un altro gancino per il lavalier e due gatti morti, sono i sistemi pelosetti antivento. Questi sistemi andranno direttamente sulla trasmittente, vedete che abbiamo due fori e vanno inseriti in questa posizione. Questo perché le trasmittenti hanno già un loro microfono, quindi possiamo utilizzarli sia col lavalier, con l'altro microfono piccolo, che senza, come faccio un po' io col Rode Go. Andiamo a vedere quest'altro accessorio. Abbiamo un cavo di ricarica triplo USB e 3 USB-C. Tempo di ricarica 1 ora e mezzo, che garantisce 8 ore di funzionamento, che è tantissimo. Qui abbiamo un cavo jack da 3,5 mm che servirà a collegare la ricevente alla nostra cam o al nostro smartphone. Ovviamente i dispositivi devono avere, sto parlando degli smartphone, l'ingresso da 3,5 mm. Qui abbiamo un altro cavo più piccolo, comodo, quindi due cavi da 3,5 mm. Abbiamo i nostri due lavalier che sono già in confezione, questi piccoli microfoni. Inoltre abbiamo anche l'antivento per i lavalier che serve in esterna per evitare che ci sia rumore del vento che ci dà fastidio, o anche in interna se vogliamo diminuire un po' il fruscio sui vestiti e il rumore fastidioso del respiro. Va messo in questa maniera. Andiamoci a guardare la trasmittente, togliamo la pellicola di protezione. Questo modello, a differenza del precedente G1, ha un monitor TFT. In realtà ce l'hanno sia le trasmittenti che la ricevente. Riporta tutte le informazioni che ci servono. Vediamo se c'è già un po' di carica residua, così ve lo faccio vedere. Guardiamo prima i tasti laterali. Da questa parte abbiamo l'ingresso USB-C per la ricarica, l'ingresso del microfono, quindi da 3,5 mm. Questo tasto, che è sia il tasto d'accensione se lo teniamo premuto, e sia il tasto mute, ossia cliccandolo una volta andiamo a disattivare la trasmittente. Questo durante magari un'intervista può essere importante se vogliamo parlare con un membro dello staff ed evitare che si senta nella registrazione. Dall'altro lato abbiamo un tasto per forzare la connessione alla trasmittente. Di default sono già collegati alla trasmittente, ma se noi vogliamo collegare alla ricevente più microfoni, magari compriamo una terza o una quarta trasmittente, allora dobbiamo cliccare su questo pulsante. Questo tasto ci permette di attivare il low cut filter
è un filtro che ci permette di rimuovere le basse frequenze, quindi i rumori di fondo, dal vento all'aria condizionata al respiro. Abbassa le frequenze che si trovano a 150 Hz. E qui abbiamo il piccolo forellino dove, in caso vogliamo resettare e riportare alle condizioni iniziali di fabbrica, andremo a inserire la clip. Qui dietro abbiamo la clip che ci serve a posizionarlo su una camicia o su una maglietta. Andiamo a tenere premuto il tasto laterale di accensione. Come vedete, quando parlo abbiamo il livello del volume. Questa cosa è utilissima. Abbiamo 5 regolazioni per quanto riguarda il guadagno. Vi conviene sempre restare su valori bassi, perché quando noi raggiungiamo i valori troppo alti il suono tende a distorcere. Questo è un vantaggio che ho rispetto ai microfoni della Rode. Il mio Rode Go non mi permette di vedere sul microfono che ho indosso il livello di guadagno. Devo per forza andare a vedere ogni volta sulla trasmittente, ed è scomodo perché la trasmittente si trova sopra la camera. Abbiamo tutti i parametri che ci servono, creo il livello della batteria e lo stato di connessione tra la trasmittente e la ricevente. Mandiamocela a vedere anche la ricevente. Lateralmente abbiamo il tasto con cui passiamo dalla modalità mono a quella stereo, l'ingresso dell'USB-C per la ricarica, rimuoviamo la pellicola anche qui, abbiamo sempre la fessurina per il reset e i due tasti per aumentare o diminuire il guadagno, quindi l'intensità del volume in registrazione. Questa clip ci permette di andare anche a inserire la nostra ricevente su una slitta. Andiamo a vedere. Come vedete, le slitte classiche della fotocamera, non faremo altro che andare a inserire la nostra trasmittente. Vale anche per i supporti della GoPro che hanno la slitta. Il tasto per cambiare la modalità coincide anche col tasto di accensione, andiamo a tenerlo premuto. Vedete che qui abbiamo indicato il livello della batteria, la modalità, in questo caso è mono. Se noi clicchiamo questo tasto passiamo a stereo. Questa è un'altra chicca: col modello precedente non sapevamo mai in che modalità ci trovavamo. Si collegano automaticamente, e anche sulla trasmittente, oltre che sulla ricevente, vediamo l'intensità del volume. Abbiamo la possibilità sulla trasmittente, che è attiva, di andare ad aumentare o diminuire i decibel per quanto riguarda il guadagno. Questi microfoni lavorano sulla banda di frequenza 2.4 GHz, lavorano fino a 70 metri di distanza, ovviamente in loss line of sight, senza che tra la trasmittente e la ricevente ci sia un ostacolo. A me questa cosa in realtà interessa poco, perché lo utilizzo qui in studio e la trasmittente e la ricevente sono sempre a un metro, due metri di distanza. Vi ho detto la cosa importante, che sono microfoni che con una carica piena lavorano per 8 ore. Questo grazie alle batterie integrate da 500 mAh. Questi microfoni hanno anche un sistema di carica rapida: in 40 minuti si ricarica fino al 50% della batteria. Inoltre, nella versione A2 noi abbiamo due microfoni, per cui ne abbiamo sempre uno carico, tranne che se stiamo facendo un'intervista. Questa ha la comodità di avere due microfoni, quindi li possiamo utilizzare contemporaneamente per intervistare un nostro ospite, oppure li possiamo utilizzare entrambi in modalità stereo. Un microfono prenderà l'audio e lo manderà nella cassa di destra, per esempio se stiamo ascoltando anche tramite le cuffie lo sentirete nell'orecchia destra, e l'altro microfono nell'orecchia sinistra. Si possono fare tante cose particolari anche con questa funzione. L'audio che avete sentito fino ad ora è quello del mio Rode Go. Non ci resta che andare a sentire l'audio con il Synco G2. Adesso sto sfruttando una trasmittente con il suo microfono integrato. Ricordatevi che ogni fotocamera, io sto usando una Sony ZV-1, ha un livello di registrazione dell'audio. Per quanto riguarda la ZV-1, il valore massimo è 31, io l'ho impostato 25. Conviene sempre metterlo circa all'80-85% del massimo. Poi noi con il nostro microfono della Synco abbiamo la regolazione del guadagno sulla ricevente, da
0 a 15 abbiamo 5 livelli e in funzione del valore che io sto vedendo sullo schermo oppure nel valore che noi vediamo qui sul monitor del livello dell'audio, con il gain, con il guadagno ci regoliamo. Non dobbiamo mai andare vicino, ve l'ho detto, alla zona rossa per evitare distorsioni nel suono. Non dobbiamo neanche stare troppo bassi per non avere un fruscio, un livello di base fastidioso. Il valore giusto è vicino alla zona rossa, senza andare sulla zona rossa. Adesso proviamo a mettere il microfono lavalier. Eccolo qui. Di sicuro è più discreto. Possiamo mettere la trasmittente magari in tasca oppure attaccata alla cintura dietro, far passare il cavetto sotto la maglietta, è comunque molto piccolino. Andiamo ad accendere anche l'altra trasmittente. Adesso sto prendendo l'audio direttamente da entrambe le trasmittenti, quindi se noi abbiamo un nostro interlocutore, un ospite a cui stiamo facendo un'intervista, tutte le due sorgenti, la mia voce e la voce dell'ospite, saranno registrate. Come potete vedere, adesso sto registrando principalmente da questa trasmittente, mentre adesso sto registrando da questa. Guardate come è efficiente l'audio. Mi trovo in modalità mono. Abbiamo anche la possibilità di impostare con il tasto dedicato la modalità stereo. Che siamo in modalità stereo è indicato sul ricevente, questo è un vantaggio anche rispetto alla versione precedente, dove non sapevamo mai se eravamo in mono o se eravamo in stereo, ed è una cosa molto importante. Con questa modalità una ricevente manderà sul canale di destra e una ricevente manderà sul canale di sinistra. Se abbiamo le cuffie si sente molto bene, ma adesso se voi state comunque ascoltando anche da computer potete vedere che in questo caso l'audio principalmente va su una cassa, mentre invece in questo caso l'audio va sulla cassa opposta. Adesso spegniamo, basta tenere premuto una delle due trasmittenti. Sul display appare la scritta off. Adesso è attiva solo una trasmittente, ma siamo in modalità mono. Vedete che la registrazione va solo su un canale, quindi se utilizzate una sola trasmittente ricordatevi di passare in modalità stereo. Lo vedete sempre dal display della vostra camera. Qui a fianco abbiamo il tasto dedicato per la riduzione dei rumori a bassa frequenza a 150 Hz. Proviamo ad andare ad attivare questo filtro. Una volta che noi lo attiviamo ci esce questa righetta che ci indica che la funzione è attiva. Così il filtro non è attivo. Adesso ho attivato il filtro, ovviamente qui non c'è rumore di vento, però potete sentire come risulta il suono con il filtro attivato oppure adesso dove il filtro non è attivato. Attivato, filtro attivo, adesso ho disattivato il filtro. Andiamo a vedere come cambia l'audio anche mettendo il gatto morto. In realtà adesso sto continuando a spostare la trasmittente dalla sorgente dalla mia bocca, per cui potete vedere magari un livello di audio che leggermente aumenta o diminuisce. Adesso sentiamo il suono senza il gatto morto, ora sentiamo il suono con il gatto morto, con il gatto morto, con il gatto morto, senza gatto morto. È davvero semplice. Semplicissimo sia metterlo che rimuoverlo. Comodissimo, ve l'ho detto, il tasto qui muto, se vado a cliccarlo ho la possibilità di disattivare momentaneamente il microfono. Molto comodo se sta parlando un nostro ospite e sta rispondendo a una domanda, noi dobbiamo parlare con un membro dello staff per non sovrapporci alla voce del nostro ospite. Andiamo un attimo a cliccare il tasto muto. Dal monitor si vedrà la X sul microfono che sta a indicare proprio questo. C'è la versione G2A1 su Amazon a 139 euro, la versione con una trasmittente e un microfono, oppure c'è la versione G2A2 che abbiamo visto nel video di oggi, dove c'è una ricevente e ben due trasmittenti, che costa 219 euro. Trovate tutti i link in descrizione al video che vi portano ad Amazon. Vi lascio anche
anche i link che vi portano al modello precedente, il modello G1. Io vi consiglio comunque quelli che abbiamo visto oggi, soprattutto per la presenza del monitor TFT. Comunque, se volete spendere qualcosa meno, bene, potete andare anche sulla versione precedente. Spero che questo video vi sia risultato utile. Se stavate cercando un prodotto del genere o se comunque volete migliorare la qualità audio dei vostri video senza spendere cifre esorbitanti, vi invito a lasciare quindi un like, a iscrivervi al canale se ancora non fate parte della mia community, seguitemi anche sui social Facebook, Instagram e Telegram. Ora vi saluto e vi do appuntamento al prossimo video. Ciao!